Siamo a Silvi, amici di Itinerari, a Silvi per la Notte Blu 2023. Ci troviamo proprio a Piazza Marconi, una piazza principale, dove c'è tutto l'artigianato abruzzese e l'enogastronomia del territorio, mentre intorno nelle altre piazze c'è musica dal vivo, gonfiabile, animazione per i più piccoli, vie illuminate e negozi aperti. E via, si parte con la notte magica di Silvi Marina. Notte blu a Silvi 2023, qui con noi il sindaco Andrea Scordella. Facciamo partire questa grande festa, sindaco. Ma indubbiamente con poco tempo siamo riusciti a organizzare una bellissima serata, anzi nottata, questa notte blu, grazie insomma all'assessorato al turismo e grazie alla collaborazione di tutta l'amministrazione, nonché delle associazioni di categoria, i commercianti, le associazioni di protezione civile, tutti quelli che hanno collaborato per la buona riuscita e soprattutto la massima sicurezza dell'evento. Sono contento perché l'affluenza è buona e dunque siamo felici di poter far trascorrere non solo ai cittadini ma ai tanti turisti che vengono a Silvi una bellissima serata e nottata. Quindi un bilancio direi positivo a 360 gradi? Ma indubbiamente le pretese erano buone, ma oggi vediamo l'affluenza che, insomma, che ha risposto abbastanza bene. Ho visto molto movimento, ho visto tante attività commerciali che sono state prese d'assalto, dunque pensiamo sia veramente un evento da ripetere anche per il futuro, ma soprattutto per dare lustro alla città, anche perché con questi eventi ci facciamo conoscere e soprattutto diamo la possibilità ai tanti turisti di essere attrattivi. Lo so che le difficoltà ci sono per gli enti, però voglio anche dire che il Comune fa di tutto per cercare, insomma, di soddisfare le esigenze a questo punto dei turisti. Sindaco, un'ultima cosa, una curiosità di tanti. La notte blu, perché blu? Ma perché noi come provincia di Teramo, come Costa Teramana, siamo la Costa Blu e dunque invece di riportare, diciamo, la classica notte bianca la chiamiamo notte blu proprio perché rappresentiamo l'emblema, siamo anche capofila nella ATS, Associazione Temporanea di Scopo della città della costa della provincia di Teramo, e dunque perché no, notte blu, e con il blu ce ne andiamo, diciamo, a festeggiare. Nel blu dipinto di blu? Assolutamente sì. Grazie. Crediamo solo ai sogni e basta, noi che fumiamo mentre va la pasta, noi che sbagliamo a mandare messaggi, nessuno che capisce i nostri sbagli, a noi che non ci piace fare finta, a noi che a volte non abbiamo grinta, amore Sally toccami la mano, scoppiamo pure su questo divano. Buonasera, sì, siamo molto contenti qui, questo è il secondo anno che facciamo questa manifestazione, la notte blu dell'Adriatico, e ci teniamo a precisare che questa è una manifestazione a cui teniamo tanto, stiamo cercando di partire ogni anno di implementarla perché è molto importante soprattutto per i commercianti, perché, diciamo, rende vivo il paese. Ci piacerebbe reiterare di più questa cosa, però abbiamo un po' di problemi logistici perché Silvia ha una viabilità un po' compromessa, quindi mettere, diciamo, in moto questa serata è molto complicato, ci vogliono tante sinergie, però diciamo che l'ottica nei prossimi anni, noi siamo stati rieletti, è di consolidare questo tipo di evento, anzi implementarlo. Quest'anno siamo arrivati un po' tardi, ma già per il prossimo anno prevediamo di farlo più volte, quindi non solo un evento a spot, sempre su questo. È un lavoro molto duro, di grande sinergia, ringrazio tantissimo la consigliera Maria Cichella, anche lei delegata al commercio, che si è spesa tantissimo per organizzare questa cosa. Chiediamo sempre di più il rapporto con i commercianti, dato dei suggerimenti molto molto importanti e che credo che siano stati molto proficui per l'organizzazione della serata. Speriamo che... Chi lo fa, chi la ricarda, ma più beata ancora è la guerra quando salta. Notte blu e bandiera blu.
Esatto, è veramente un collegamento che ci sta tutto, perché abbiamo da poco festeggiato la bandiera blu che, come ho già detto in quell'occasione, è in continuità per Silvi, quindi questo ci dà tanta soddisfazione. Stasera la notte blu è iniziata molto bene, siamo contenti visti anche gli sforzi fatti, perché ricordo a molti che Silvi è molto molto lunga, pertanto organizzare un evento di questo tipo in piena sicurezza non è proprio una cosa facilissima, quindi siamo contenti degli sforzi fatti. Quindi riscontriamo proprio una sinergia tra tutti, tra tutta la componente, per avere questo risultato? Assolutamente, mi sembra corretto sottolineare che visti i tempi stretti abbiamo da subito cercato un tavolo e ottenuto un tavolo di lavoro con l'associazione commercianti, che è stata resa partecipe in tutti i dettagli della manifestazione, quindi siamo convinti che questo, diciamo, processo che ci ha portato a questa serata possa essere ripetuto e, perché no, migliorato. Siamo alla metà della stagione estiva e già Silvi è stracolma di gente. Cosa dobbiamo aspettarci? Come andremo avanti? Ma diciamo che noi speriamo che il trend continui costante. Come assessorato al turismo ho già detto in altre occasioni che puntiamo a una destagionalizzazione, quindi speriamo che la sorpresa possa essere proprio un settembre ricco e denso di appuntamenti. Quindi, insomma, un turista ha mille motivi per venire a Silvi. Assolutamente sì, speriamo che il turista riconosca appunto la linea che ha questo comune, cioè quella di cercare, tenendo conto anche delle misure a disposizione, di accontentare palati differenti ed esigenze differenti. Grazie mille, assessore.